31 gennaio, uno dei santi più amati, San Giovanni Bosco, il santo dei giovani, il santo dei sogni, il santo di una chiesa viva nella seconda metà dell'Ottocento, quando la chiesa viveva il dramma, la depressione della perdita da parte del papato degli stati pontifici, per cui il papato e la chiesa intera si sentivano assediati, si sentivano combattuti, si sentivano insicuri. Eppure, ecco, da quel avvenimento, da quella fine del potere temporale dei papi, sarebbe nata una stagione nuova, di nuovo splendore per il papato come autorità morale non solo dei cattolici, ma di tutti gli abitanti della terra, di tutti gli esseri umani. Quindi una sciagura, così come era vista nel momento in cui nel 1870 finisce lo Stato Pontificio, diventa, nelle parole di Papa Paolo VI, un evento provvidenziale che libera la Chiesa dalla grande seccatura del potere temporale. E Don Bosco è stato un protagonista di tutto il cattolicesimo dell'Ottocento, soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, ma non solo per l'Italia, ma per l'Europa. In Italia aveva un ruolo particolare perché l'Italia altro non è che il Piemonte ingrandito che aveva annesso gli altri stati italiani. Lui, essendo piemontese di Torino, svolse il compito di mediazione tra la monarchia sabauda e la Chiesa cattolica in Italia. Di San Giovanni Bosco potremmo dire tanto. Innanzitutto il sogno dei 9 anni, quando egli si trova in questa pianura immensa con tanti animali, cuccioli di animali feroci che si rivolgevano verso di lui, ed egli con un bastone voleva cacciare, allontanare questi animali feroci. Ma un uomo dal volto splendente gli dice: non con le percosse, ma con le carezze e con l'amore. E lui chiede a quest'uomo: ma chi sei tu? E lui dice: io sono il figlio di quella signora, di quella donna che tua madre ti ha invitato e ti ha insegnato a pregare 3 volte al giorno. E naturalmente era la profezia della sua vita. Era la profezia della sua vita. Egli si sarebbe dedicato agli stormi di giovani, alle compagnie immense di giovani, alle moltitudini di giovani che durante la rivoluzione industriale lasciavano le campagne per riversarsi nella città di Torino, nelle città, se guardiamo anche ai Salesiani, l'ordine da lui fondato, per educarli, per fare da padre, per indirizzarli verso la via dell'essere buoni cristiani e buoni cittadini, perché le due cose, lo sappiamo anche nel nostro tempo, non possono che andare di pari passo. E San Giovanni Bosco è anche il grande profeta. Egli li chiamava sogni, ma probabilmente erano delle visioni. Comunque aveva uno spirito profetico, un carisma di profezia fortissimo, e su ogni persona, in modo stabile, egli era capace di dire qualcosa che riguardava il suo futuro, la sua vita, cose nascoste o cose lontane o cose future. Molte volte lo Spirito Santo le rivelava a lui. E poi ecco l'uomo di grande equilibrio, l'uomo tuttofare, anche grande scrittore. Le sue opere hanno avuto decine, centinaia, migliaia di edizioni, soprattutto la sua opera di storia della Chiesa, che ha accompagnato tutta la vita della Chiesa, del cattolicesimo italiano, fino al Concilio Ecumenico Vaticano II. E poi l'uomo fedele al Papa, il sacerdote integro, integerrimo, santo, devotissimo della Madonna. Ricordiamo quando costruisce la Basilica di Maria Ausiliatrice e dice: di tutto noi siamo debitori a Maria, e ogni mattone di questa basilica è una grazia ricevuta
dalla Vergine Santa. Un sacerdote completo, dunque Don Bosco, un sacerdote, diciamolo pure, perfetto, il sacerdote che tutti vorrebbero incontrare, il parroco, diciamo così, o il direttore d'oratorio che tutti vorrebbero avere come padre spirituale, come confidente, un sacerdote equilibrato umanamente, spiritualmente colmo di ogni carisma, che ha guidato con il suo esempio e con i suoi insegnamenti la Chiesa e continua a illuminarla ancora, pur nelle mutate situazioni culturali, anche nel nostro tempo. San Giovanni Bosco, padre dei giovani, San Giovanni Bosco, sacerdote ideale, prega per noi.